Beh, sicuramente la cosa più caratteristica che c'è qui in Sicilia, nelle nostre zone, è il pistacchio. Abbiamo qui il pistacchio di Bronte che andremo a usare per fare una lasagna deliziosissima. Andiamo a vedere come fare le lasagne pistacchiose. Buona visione e benvenuti su Ricette Flash. Eh sì, questa è la meraviglia di pistacchio appena raccolto da Bronte. Vedete, ancora nella buccia. Lo andiamo ad aprire piano piano. Ecco, no, non è semplicissimo aprirlo perché, essendo ancora fresco, quasi tutti saranno chiusi. Intanto questo riusciamo ad aprirlo. Intanto togliamo tutta la buccia e poi, una volta fatto questo, ci aiutiamo con un martello. Ecco qua il pistacchio di Bronte, quello originale, che un attimino è un po' più difficoltoso da aprire una volta che non è stato tostato. E li andiamo a mettere tutti in questa ciotolina. Bene, per fare le lasagne pistacchiose per due persone, vedete, questa è la teglia che usiamo, una teglia larga 12x20-22, quindi sono solo due porzioni o una porzione abbondante. Abbiamo 150 g di pistacchio fresco appena sbucciato, 80 g di pistacchio invece che metteremo sopra alla fine quando sforniamo. Poi abbiamo qui 50 g di grana, 100 g di mozzarelline, 60 g di pancetta affumicata. Qui abbiamo oltre 600 ml di besciamella appena fatta, che ti faccio vedere anche velocemente come fare, e andiamo a usare 100-120 grammi di lasagne, ovviamente comprate quella all'uovo. Andiamo a comporre il tutto. Ma vi do la ricetta completa, così andiamo a fare la besciamella, semplicissimo. 50 g di burro, 60 g di farina, due cucchiai, così, semplice semplice. Andiamo ad aggiungere mezzo litro di latte, così a temperatura ambiente. Lo aggiungiamo in due o tre volte, vedete? Prima un po' lo facciamo prendere e poi lo aggiungiamo man mano. La portiamo a ebollizione, ma prima mettiamo un pizzico di sale e un po' di noce moscata. Tutto molto semplice, vedete? Questo è il passaggio che ci assicura come non fare i grumi. Quindi, noce moscata, pizzico di sale, raddensa e la usiamo subito. Anche un altro trucchetto, così la nostra lasagna andrà a assorbire bene questa ottima besciamella. E allora continuiamo, no? Che profumo! Bene, così ci siamo. Iniziamo con un bel po' di besciamella che andiamo a mettere sotto. Molto facile. Questa besciamella abbiamo messo pochissimo sale, anzi proprio niente, e proprio per esaltare anche il sapore del pistacchio, ok? Poi facciamo il primo strato, molto semplice. Andiamo ad aggiungere il cubetto di pancetta, un bel po' di pistacchio, lo mettiamo così com'è, e aggiungiamo dell'altra besciamella. Così continuiamo gli strati. Ogni volta andiamo a cospargere bene tutti gli ingredienti. Bene, così avete visto, abbiamo caricato bene, quindi mettiamo tutta la besciamella. Anche un po' i bordi. Aggiungiamo la mozzarella.
E adesso possiamo infornare a 190 gradi per 15-18 minuti. Sì, già infornata a 180 gradi, vedete, sta cucinando, wow! Nel frattempo che finisce la cottura abbiamo anche frullato finemente il pistacchio, quello là, gli 80 grammi del pistacchio asciutto. Anche questo era salato, lo potete usare sia salato che no. Adesso sforniamo la lasagna. 1, 2 e 3. Eccola qui, adesso la andiamo a impiattare per fare la foto di rito. Così l'abbiamo impiattata, vedete? Perfetta. E adesso è il suo momento. Anche un po' bassina, ma va bene così. Mettiamo un bel po' di pistacchio, no? Che lasagna pistacchiosa è? Adesso devo assaggiarla. In privato o in pubblico? Non lo so, vediamo. Ed eccola pronta. Provatela anche voi. Davvero semplice questa ricetta, saporita, veramente una chicca. Fatemi sapere voi come la realizzate. Potete postarmi anche dappertutto, seguitemi. Ricette Flash, cucina in un lampo.